Molte grazie, spero di riuscire a, nel tempo che ho a disposizione, di fornire un'idea del passaggio che a partire da una data, dalla quale, da una data precisa di oltre 4 secoli fa, dalla quale prendo avvio, inizia una nuova avventura della cultura, della società e della vita civile del nostro paese. Questa data è il 13 marzo del 1610. Il luogo è Venezia, non distante da qui. In quel giorno viene pubblicato questa opera di cui vedete il frontespizio in latino, quindi il frontespizio vero è quello sulla vostra sinistra. Ho fornito sulla destra una traduzione italiana, il Sidereus Nuncius. Un libretto piccolissimo, abbastanza trasandato nell'aspetto, niente di solenne, poche copie, poco più di 500, pubblicato da un editore che non era certamente uno dei più noti nella grande tradizione tipografica veneziana. Però immediatamente esplode, un grandissimo successo. Lo dice il titolo, ovvero grandi e oltremodo, annuncia che cosa? Grandi e oltremodo mirabili spettacoli. Grandi e oltremodo mirabili spettacoli. Di quali spettacoli si tratta? Fenomeni mai visti in cielo. Novità assolute. Breaking news le chiameremmo oggi, assolutamente. Grazie a che cosa? Grazie al telescopio che per la prima volta Galileo aveva puntato verso il cielo. Queste notizie sensazionali si diffondono con una rapidità incredibile, tenuto conto dei mezzi di comunicazione del tempo. Attraggono peraltro soprattutto i potenti della Terra queste novità, questo piccolissimo libro di meno di 60 pagine. L'ambasciatore del re d'Inghilterra a Venezia, un uomo di grande cultura, il giorno stesso della pubblicazione, quel 13 marzo che ho già ricordato, scrive a Giacomo I, il re d'Inghilterra, annunciandogli questo terremoto che questo libretto produce e ha determinato. Le sue parole sono molto chiare. Questo autore, del tutto sconosciuto, Galileo nel 1610 è un oscuro professore di matematica nell'Università di Padova, non ha ancora pubblicato un libro, oggi non potrebbe neanche partecipare a un concorso per associato nelle nostre università. Eccezionale rapidità, e cosa gli scrive l'ambasciatore, si chiamava Watson, che Galileo corre il rischio di diventare o esageratamente famoso o estremamente ridicolo. Cioè non prende posizione, non sottoscrive le scoperte, annuncia solo che c'è un signore che ha sconvolto le carte sul tavolo. Poco dopo, a metà aprile, quindi un poco più di un mese dopo, è la volta dell'imperatore, cioè del più grande sovrano d'Europa, Rodolfo II, la sede imperiale in questi anni è a Praga, e da Praga all'ambasciatore toscano, che è residente presso la corte imperiale, chiede imperiosamente di avere il cannocchiale, lui è l'uomo più potente, lui lo deve avere per primo. E l'ambasciatore si adopera presso la corte toscana, alla quale Galileo nel frattempo ha dedicato il cannocchiale, per averlo. Purtroppo non ci riesce, perché Galileo riesce a farne pochi di qualità e non vuole mandargli un cannocchiale qualsiasi, e a un certo punto è costretto l'ambasciatore a dire all'imperatore che il cannocchiale che Galileo aveva preparato per lui purtroppo è stato inviato al cardinal nipote, al nipote del Papa, Scipione Borghese, il nipote di Niccolò V. L'imperatore si infuria e, cito, questi preti, dice, vogliono tutto, e reagisce in questo modo al furto che gli è stato fatto del cannocchiale. E poi un altro grande potente, Enrico IV, il re di Francia, che morirà pochi mesi dopo, sempre nell'aprile, quindi a poche settimane di distanza dalla pubblicazione, si rivolge all'ambasciatore toscano a Parigi chiedendo che Galileo gli dedichi uno dei corpi che scoprirà presto in cielo. Enrico IV aveva una voce autorevole sulla corte medicea, perché, come voi sapete, aveva sposato Maria dei Medici, che poi diventerà la regina di Francia, quindi aveva
E questa immagine che vedete raffigura un po' il primo trionfo grafico del cannocchiale. Al centro c'è Maria dei Medici, i quattro granduchi che si erano fino allora succeduti della stessa dinastia come granduchi di Toscana, sono raffigurati: Maria che sta sul corpo di Giove e i quattro granduchi che stanno sui satelliti che Galileo ha scoperto intorno a Giove. Quindi vedete come immediatamente esplode questa notizia. Ma non sono solo i potenti a rimanere fascinati, colpiti da questa straordinaria novità, anche il popolo minuto. Ce lo testimonia un parente di Galileo da Firenze che il 27 marzo, quindi due settimane dopo la pubblicazione, gli scrive. Galileo si trova tra Padova e Venezia ancora, perché è professore, come ho detto, all'Università di Padova. Gli scrive la reazione del popolo quando si sa che da Venezia gli è giunto un pacchetto. Cito: io non mi poteva difendere, dice questo parente di Galileo, dalle persone che volevano sapere che cosa era, pensando che fosse un occhiale. Quindi questo dà la misura di quanto l'impressione è fortissima e molto rapida, talmente rapida che in meno di un anno la notizia arriva a Mosca, dove un allievo di Galileo a Padova la porta. Nel 1613 arriva in India e successivamente, un mese dopo, a Pechino, insieme a copie dell'opuscolo stesso. E tenete conto che per andare da Venezia in India o a Pechino occorrevano 2 anni di viaggio, quindi non poteva essere più rapida la trasmissione. Ma è, come ho detto, soprattutto i signori della guerra, i signori della terra, che rimangono affascinati e vogliono legare la propria immagine al cannocchiale. La storia del cannocchiale non inizia con Galileo. In realtà questo strumento era apparso già nelle principali piazze europee da un paio d'anni ed era venduto come una cosa curiosa della quale ancora non si era capito l'enorme potenziale. Veniva soprattutto venduto per gioco, per vedere da lontano cose che a occhio nudo non si vedono, oppure veniva offerto, come avverrà nel settembre del 1608 all'Aia da parte di un costruttore, un fabbricante di occhiali olandese, si chiamava Lippershey, un modesto strumento ottico, un cannocchiale dalle prestazioni molto banali, ingrandiva 3 volte soltanto, e viene offerto al principe Maurizio d'Olanda, che è il governatore delle province olandesi, in occasione di quello che oggi noi chiameremmo un G7, un meeting internazionale con il re di Spagna, con il rappresentante del re di Spagna, dell'impero e delle principali rappresentanze politiche, per cercare di porre fine a una guerra sanguinosa che attraversava l'intera Europa. In quel contesto, vedete questa diapositiva, un ambasciatore che veniva da lontano, da parte del Siam, la Thailandia di oggi per intendersi, racconta come questa delegazione, tanto lontana nell'Oriente, aveva partecipato a questo summit, a questa riunione di potenti, e in appendice racconta la presentazione da parte di questo artefice del cannocchiale, decantandone che cosa? Le virtù militari, cioè il vantaggio che offre a chi lo possiede di sapere con qualche ora di anticipo che una nave sta avvicinandosi, una nave nemica, o che un'armata che vuole offendere si sta approssimando. Galileo arriva più tardi, siamo nell'estate del 1609, certamente lui ha visto sulle piazze di Venezia uno di questi giocattoli, come venivano chiamati, che erano in vendita, se lo porta a casa, probabilmente lo osserva con attenzione, capisce cos'è che rende più grandi gli oggetti lontani inquadrati da questo strumento, capisce anche che si può fare di meglio e comincia a lavorare per perfezionarlo fino al punto di ottenere un cannocchiale dalle prestazioni nettamente superiori, almeno 10 ingrandimenti, che rispetto a 3 costituiscono un enorme progresso. Ecco, e questa è un'immagine successiva naturalmente
che dimostra cosa avviene a Venezia il 21 agosto del 1609. Vedete cannocchiaie, vedete Galileo in primo piano, vedete assiso sulla poltrona il doge di Venezia che sta guardando con il cannocchiale. Galileo organizza questa presentazione dalla torre di San Marco e che cosa vuol far vedere? Siamo di giorno, vedete c'è luce, non vuol far vedere le stelle, vuol far vedere che le navi che si avvicinano alla laguna ancora indistinguibili ad occhio nudo si vedono chiaramente col cannocchiale con ore di anticipo, quindi valore strategico estremamente forte. È convincente la dimostrazione al punto che a Galileo viene immediatamente tolto dalla condizione di precariato, diremmo oggi, nella quale si trovava. Ogni anno gli doveva essere rinnovato l'incarico di professore, diventa professore a vita e lo stipendio gli viene triplicato immediatamente. Qui sarebbe, se avessi il tempo, interessante capire come avviene il passaggio tra quel cannocchiale olandese del 1608 e il cannocchiale di Galileo, che è un perfezionamento, non possiamo chiamarla una scoperta, un perfezionamento che fa cambiare natura però all'oggetto. Nell'opera che ho presentato all'inizio, il Sidereus Nuncius, il messaggero celeste, lo tradurremmo in italiano, lui racconta che sì, aveva visto un cannocchiale, ma siccome lui possedeva i principi dell'ottica geometrica, cosa che quegli artefici olandesi non disponevano, non avevano, riuscì a capire come si poteva perfezionare. E quindi ne dà anche una raffigurazione ottica. Vedete, il cannocchiale galileiano nella sua scheletrica fisiologia è composto da un tubo all'interno del quale si trovano due lenti alle due estremità. Quella che si chiama lente obiettiva, si chiama obiettiva perché è quella lontana dall'occhio, guarda gli oggetti che si inquadrano, è convessa, e quella invece che sta vicino all'occhio, che si chiama oculare, è concava. Quindi questo è lo schema che lui dichiara di aver fondato sui principi della prospettiva, in soldoni aver dedotto dalla scienza teorica. In realtà la soluzione che Galileo trova è quasi certamente di carattere più empirico, meno teorico, ed è legata al fatto che lui riusciva, avendo in casa lui stesso una officina molto avanzata di lavorazione di parti metalliche e di parti di vetro, riusciva a costruire delle lenti di figura molto più vicina alla sferica di quanto non riuscissero i suoi competitori olandesi, belgi o francesi, e quindi i risultati si misuravano in maniera concreta. Questo è uno degli oggetti di precisione, il compasso geometrico militare, che da quella officina che lui aveva a Padova riusciva a tirar fuori. E d'altra parte la sua, come dire, visione molto concreta di come si poteva perfezionare il cannocchiale avviene osservando questa immagine. Vedete che c'è una lente, la lente occupa l'intero circuito della maschera di cartone nella quale è inchiusa, però siccome la lente è sferica e chiaramente gli spessori al centro sono maggiori che non ai margini, succede che per ragioni di rifrazione l'immagine non si mette a fuoco perfettamente. Allora, per risolvere questo problema, lui la chiude la lente, la circonda da questa maschera di cartone che rende il centro l'unico punto attraverso il quale passano i raggi visivi, e in questo modo ottiene una qualità nettamente superiore. E come possiamo dire, posso citare un grande autore che si è misurato con Galileo e con la scoperta del cannocchiale, Primo Levi, che tutti voi conoscete. Primo Levi nell'86 scrive un sonetto che si chiama Sidereus Nuncius, come appunto il poema, come l'opera di Galileo, e lo definisce così: uomo dotto ma di mani sagaci, quindi un uomo che aveva conoscenze teoriche ma sapeva anche lavorare con le mani. Questa è la definizione molto felice e anche molto opportuna che viene data. Io tento, ma naturalmente
sarò molto schematico, di spiegare qual è la reazione non solo dei potenti, ma degli scienziati davanti all'avvento del cannocchiale, in particolare del cannocchiale di Galileo. I due grandi studiosi di ottica contemporanei a Galileo erano indubbiamente il napoletano Giovan Battista della Porta, che aveva scritto un'opera nella quale descriveva come si ingrandiscono gli oggetti combinando le lenti, e poi un nome certamente assai più celebre, quello di Giovanni Kepler, Johannes Kepler, che era l'astronomo dell'imperatore, peraltro, che già dal 1604, quindi 4-5 anni prima che i primi cannocchiali entrassero in scena, aveva spiegato la teoria dell'ingrandimento telescopico. E naturalmente quando scoprono che Galileo ha fatto tanto rumore con questo strumento, cominciano a dire: ma l'ho inventato io, sono stato io il primo. E è curioso, è uno dei paradossi non isolato nella storia della scienza e della tecnica, il fatto che nessuno dei due, né Della Porta né Kepler, costruiranno mai un cannocchiale, né prima dalla scoperta di Galileo e degli olandesi, né dopo. Solo più tardi, molto più tardi, entreranno in scena i teorici, fino al 1650-60, cioè per 40 anni dopo la pubblicazione del Sidereus Nuncius, solo degli artefici che non hanno grandi conoscenze teoriche costruiscono cannocchiali di qualità. Bisognerà aspettare Huygens oppure Newton, che radicalmente modificherà la struttura del cannocchiale. Questo è lo schema del cannocchiale a riflessione, quello di Galileo è a rifrazione. Perché si chiama riflessione? Perché per evitare la diffrazione ottica e quindi la pessima qualità delle immagini nella messa a fuoco, si usa uno specchio. Si fa riflettere l'oggetto che si vede in uno specchio, si riporta in un secondo specchio e si guarda nella lente lateralmente. I cannocchiali che si affermeranno sono appunto questi. La vera scoperta di Galileo, in sostanza, non è il cannocchiale in senso generale, è l'uso celeste del cannocchiale. Non era scontato, tant'è che fino a quel giorno, il 13 marzo del 1610, nonostante che da più di 2 anni fossero in giro numerosi esemplari di cannocchiali, nessuno aveva mai pensato, oggi sembra singolare, di puntarlo verso il cielo. Perché Galileo ha questa intuizione? È un'intuizione che certamente deriva, in parte non marginale, dal fatto che lui è già in precedenza assolutamente convinto che ha ragione Niccolò Copernico, e cioè che il mondo come veniva, l'universo come veniva allora considerato, con la Terra immobile in posizione centrale e tutti gli altri pianeti, Sole compreso, che le ruotavano intorno, era sbagliata. Aveva ragione Copernico: al centro immobile sta il Sole e la Terra insieme agli altri pianeti li ruota intorno. Questo fatto di poter usare il cannocchiale per dimostrare che le cose stanno effettivamente così funzionò certamente da stimolo e lo spinse a puntarlo verso il cielo. Che cosa vede e che cosa racconta nel Sidereus Nuncius di ciò che ha visto in cielo? Beh, vede per esempio soprattutto che la Luna assomiglia enormemente alla Terra. Nella tradizione la Luna è un corpo strutturalmente diverso dalla Terra, è una sfera di perfetto cristallo, immutabile nel tempo, diametralmente opposta alla situazione di irregolarità e corruttibilità del nostro pianeta. E quando lui la avvicina attraverso il suo cannocchiale, che nel frattempo ha raggiunto i 20 ingrandimenti, scopre che in realtà sembra un pianeta estremamente simile al nostro, e comincia a raccontarlo non solo con le parole, questa è un'altra grande rivoluzione, comincia a raccontarlo con le immagini. Questi sono i suoi disegni autografi della Luna osservata attraverso il cannocchiale. Vedete come enfatizza il fatto che è piena di approfondimenti e rilievi che sono evidenziati dal modo in cui la luce si riflette e crea zone d'ombra o zone di luminosità piena. E questa, primo è un disegno che si trova nei suoi manoscritti, e questa è l'incisione che trovate in quel libretto. Per la prima volta quel libretto fa vedere una luna che nessuno aveva mai visto e che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere.
piena di irregolarità, una vera e propria gemella della Terra. E poi vede anche qualcosa di più. Qui siamo davanti a una rivoluzione. Qui sta guardando la Luna. Per disegnarla deve necessariamente staccare l'occhio dall'oculare, deve aver memorizzato cosa ha visto, cosa non semplice, e trasferendosi su un foglio disegnare quello che ha visto. Naturalmente poi ci tornerà, riguarderà. Comunque è una cosa, un esercizio inedito e di grande difficoltà, ancora di maggiore difficoltà per un particolare. Galileo tende ad aumentare, come è logico, la potenza del suo strumento. Questo strumento arriva a 20, probabilmente anche a 25 ingrandimenti. Questo gli consente di vedere più da vicino. Però mentre cresce la potenza, cos'è che diminuisce in proporzione? Il campo. Il campo è la fetta, la porzione di cielo che si riesce ad inquadrare con le lenti. Vi faccio vedere una diapositiva che lo spiega. Questo è quello che vedeva Galileo col cannocchiale. Non riesce a inquadrare tutta la Luna ad un tempo, ne vede grosso modo un terzo per volta. Quindi trasferite questa ulteriore complicazione, in quanto vi dicevo prima, guardare, memorizzare, trasferire su carta un pezzetto di Luna, non tutta la Luna che ha vista, perché non l'ha vista tutta intera. Ci si rende, credo, in questo modo conto di quale esercizio straordinario. I suoi disegni non sono disegni perfetti, non raffigurano la Luna come la si vede oggi con i nostri, persino con un semplice binocolo, però ci va molto vicino, e quindi lo sforzo di trasferire attraverso l'immaginazione il disegno per poter far vedere. Perché è importante questo? Perché il cannocchiale non lo vedeva nessuno, e se lui voleva convincere che erano davvero così le cose, doveva farle vedere in quella forma: disegno, incisione, stampa. Non aveva alternativa, altrimenti avrebbero potuto dire: ma che diavolo ci racconti, ma che cosa ti sei inventato, ma come pensi davvero che le cose possano stare così? Non vede solo una Luna simile alla Terra, si accorge, puntandolo sulle costellazioni. Qui vedete una pagina di quell'opera del Sidereus Nuncius che raffigura la nebulosa di Orione e quella del presepe. Scopre che le stelle che compongono quelle nebulose sono enormemente più numerose di quelle catalogate dal grande astronomo alessandrino Tolomeo, Claudio Tolomeo. Quindi il cielo non è fatto come ce l'hanno raccontato finora, è un animale completamente diverso. E però il culmine delle sue osservazioni è quando punta il cannocchiale su Giove. Queste sono le pagine del Sidereus Nuncius, quei disegni interlinea che vedete con il quello più grande e più marcato è il corpo del pianeta Giove, e quegli asterischi laterali sono i corpi dei satelliti che lui per primo, grazie al cannocchiale, riesce a vedere. Ad occhio nudo non si riescono a vedere. Quattro nuovi corpi in cielo, cioè è da tempi immemorabili che il cielo, in termini di pianeti, voi sapete che pianeti vuol dire vaganti, oggetti vaganti, perché si muovono nel cielo i pianeti, e quindi è il primo che vede che il cielo è più popolato, ci sono più stelle nelle nebulose, la Via Lattea è una congerie di stelle, e Giove è circondato da quattro compagni. Ci arriva progressivamente, perché la prima sera, il 7 gennaio 1610, ne vede uno solo, perché girano intorno e quindi si nascondono dietro il corpo di Giove, poi ne vede due, poi finalmente dopo 10 giorni scopre che sono quattro, che ruotano con velocità e periodi diversi intorno al corpo centrale. Una rivoluzione per un copernicano fantastica, perché dimostrava che non era solo la Terra circondata da corpi che gli giravano intorno, anche Giove aveva la sua corte, aveva i suoi satelliti, e quindi appariva a lui un argomento forte a favore del sistema copernicano. Mettetevi nei panni di Galileo, ha scoperto queste cose, i cannocchiali girano nelle piazze di Venezia, qual è il timore? Che venga in mente a qualcun altro di puntarlo verso il cielo e rubargli l'anticipazione di scoperte epocali, scoperte che cambiano il modo di percepire il rapporto dell'uomo con la natura. Quindi si impegna con una fretta inaudita alla stampa
di quel documento, il Siderius Nuncius, appunto, nel quale lui rivendica e dimostra di essere stato il primo. Ha una grandissima fretta, tant'è che il libretto diventa una specie di mostro tipografico. Ci sono pagine come queste due che vi mostro che non hanno i numeri di pagina perché lo compone a pezzi, poi scopre che manca qualcosa e deve inserire le pagine dentro, non le può numerare perché la catena di numerazione è già fatta e non può andare avanti. Ma ci sono altre evidenze che dimostrano con quale assoluta rapidità cerca di portare in 2 settimane stampa questo volumetto, e non è che esiste la fotocomposizione come oggi c'erano i computer, naturalmente era uno scherzo non semplice, e comincia a dargli titoli, perché il primo fascicolo si deve aprire con un titolo, si chiama all'inizio Astronomicus Nuncius, e ancora oggi nelle copie che rimangono il titolo è Siderius Nuncius, ma se aprite la prima pagina trovate Astronomicus Nuncius, perché aveva già stampato quei fogli quando ha deciso di dare il titolo finale. E poi lo chiama Astronomicus Nuncius, questo è l'aspetto più vistoso, vi viene subito in mente che cosa? Il rapporto con i potenti, il rapporto col potere. Questa novità la vuole dedicare a proprio vantaggio a un patrono importante, il suo patrono naturale era nato a Pisa ma da famiglia fiorentina, è il Granduca di Toscana, vuole tornare onorato e ben retribuito a Firenze, pensa che il modo migliore sia di dedicare questi nuovi 4 corpi celesti alla famiglia regnante di Toscana. Cosa si immagina immediatamente? Il Granduca è Cosimo II, immagina, come sarebbe penso nella mente di ognuno di noi, che gli farà piacere che questi pianeti nuovi si chiamino Cosmica Sidera, in onore del nome di Cosimo. Purtroppo, quando lui ha già stampato questo foglio, gli arriva la notizia da Firenze, per lettera del segretario di Stato, che Cosimo II ha cambiato idea, preferisce che siano chiamati Medicea Sidera, cioè che non il nome proprio, ma il nome della famiglia, della dinastia. E allora come fare, già che ha già stampato e non può ricominciare da capo? Fa una pecetta, cancella, piglia, stampa Medicea, ce lo incolla sopra, e ancora oggi in quasi tutti gli esemplari, quelli che aveva già stampato, voi trovate questo segno della fretta, della rapidità. Naturalmente queste novità, come tutte le grandi novità, incontrano approvazione, ammirazione e opposizione. E i suoi avversari sono addirittura i suoi primi lettori. Le scoperte venivano largamente rifiutate, nessuno poteva guardarli col proprio occhio perché gli occhiali buoni per vederle non c'erano, Galileo ne poteva fare 1 o 2, no, non di più, e poi non li voleva distribuire, vedremo perché. Quindi gli argomenti che vengono sollevati contro queste novità sono che primo è un ladro perché ha rubato l'invenzione del cannocchiale da Della Porta e da Keplero, come vi ho detto prima. Due, che non ci lasciamo ingannare, quello che si vede attraverso le lenti è un'illusione. L'espressione illusione ottica è ben familiare a ognuno di voi, è un'illusione ottica, è la rifrazione che provoca la nascita di oggetti assolutamente immaginari nel cielo, e Galileo li ha gabbati per corpi reali. Inoltre, maggiore delle obiezioni, è chiaro che nel libro che apre il Pentateuco, il libro del Genesi dove si racconta la creazione del mondo, e negli altri testi sacri si fa esplicitamente riferimento alla posizione centrale e immobile della terra. Quindi, siccome la verità suprema sta nel dettato di Dio attraverso le scritture, è impossibile che stiano come Galileo ce lo racconta. E poi anche reazioni di tipo più locale, più diciamo di minaccia degli interessi professionali, ad esempio gli astrologi, corporazione potentissima al tempo di Galileo, non è che abbiano perso grande influenza ancora oggi, ma allora assai più potente, soprattutto sui principi e sui governanti, sul potere, sono sconvolti, perché se Giove ha 4 satelliti, se Venere ha le fasi, che è l'altra grande scoperta di Galileo col cannocchiale, allora tutti i nostri calcoli che si basano su computi di grandezza e posizione dei satelliti, dei pianeti allora conosciuti, saltano tutti per aria, perché di quei 4
satelliti e dei loro influssi determinanti, nessuno ha parlato prima, quindi c'è una reazione ostile da parte dei professionisti della predizione astrologica. Queste reazioni naturalmente creano grande preoccupazione nel suo primo sponsor fondamentale, Cosimo II, il Granduca di Toscana. Lui ha fatto un grande investimento su Galileo, ha accettato la dedica, porta nel suo nome, il nome della sua famiglia, i quattro satelliti, e se poi sono una bufala, è un boomerang terrificante per lui e per la reputazione della dinastia. E allora decide che deve aiutare a chiarire questo punto, per tirarsi indietro se Galileo ha raccontato delle favole o per sconfiggere chi si oppone. A chi si deve rivolgere? Si rivolge al più autorevole astronomo del tempo, appunto Keplero, del quale abbiamo già raccontato. E Keplero riceve il Sidereus Nuncius, scrive immediatamente quest'opera, la Dissertatio cum Nuncio Sidero, che si conversazione con il Nuncio, con l'avvisatore celeste, con il messaggero celeste, e conferma tutte le notizie che Galileo ha fornito in quel testo. Però Keplero non le ha viste quelle novità, perché Galileo si è guardato bene dal mandargli il cannocchiale. Galileo era un potente competitor, non voleva assolutamente che magari scopriva qualcosa che ancora lui non aveva potuto vedere. E quindi Keplero si pronuncia sulla base di una serie di ragionamenti indiretti. Prima dice Galileo, come si sarebbe, persona seria, come si sarebbe potuto esporre a una figuraccia di questo tipo se non fosse arcisicuro di quello che ha visto? E poi avrebbe avuto la sfrontatezza di dedicarlo a un principe così importante come Cosimo II se non avesse la certezza che le cose stavano così? E poi per Keplero, così come per Galileo, tutto tornava, perché confermava quel sistema del mondo copernicano nel quale lui, come Galileo, era profondamente convinto, ed era convinto che tornava, questa è la sua immagine del cosmo, un cosmo governato da rigorose leggi meccaniche, nel mysterium cosmografico, nel mistero, nella struttura del mondo, che veniva perfettamente confermata da quelle scoperte. D'altra parte, l'abbraccio di Keplero è un abbraccio mortale. Perché? Perché Galileo nel Sidereus Nuncius non aveva dichiarato esplicitamente che queste scoperte confermavano l'universo di Copernico, era ben consapevole del trauma che avrebbe generato il dichiararlo apertamente, e si era tenuto proprio come una specie di resoconto di quello che aveva visto, senza trarne le conclusioni. Viceversa, nella Dissertatio Keplero lo mette a nudo. Gli dice che è evidente che allora ha ragione Copernico, e va anche oltre, dice: ma allora, se ha ragione Copernico, se le cose che dice Galileo sono vere, ma Keplero, piccola parentesi, è un astronomo che si è, oggi diremmo, laureato in teologia prima di occuparsi di, quindi è un uomo che ha una visione della geometria del mondo ispirata direttamente da Dio. E quindi dice, siccome Dio è un essere supremo, non può fare un universo del tutto inutile per questi poveri uomini che vivono su un piccolo pianeta in posizione marginale nell'universo, non è né nel centro né nella periferia, non è né il più grande né il più piccolo. Allora dice Keplero, bisogna che anche gli altri pianeti siano abitati e che quindi ci siano i venusiani, i marziani e così avanti. E comincia a mettere a nudo le implicazioni di questa scoperta. Galileo le aveva tenute ben nascoste perché viveva in un contesto nel quale poteva facilmente immaginare quello che sarebbe avvenuto e che, come sapete bene, puntualmente avverrà, e cioè che scatteranno dei meccanismi di autoprotezione dei sistemi di credenze tradizionali. Peraltro Keplero cerca di stipulare un patto con Galileo, gli dice: io sono il filosofo, il cosmografo, quello che capisce il senso, il significato che Dio ha voluto dare al nostro universo. Io mi occupo di questo, tu fai le osservazioni, dammi i dati e io costruisco il sistema filosofico esplicativo. Cioè dimmi il come e io darò il perché, tradotto in estrema sintesi. Questo a Galileo non piaceva. Galileo si considerava non un osservatore o un calcolatore, si considerava un filosofo. E lo espliciterà, vedete, nella opera della sua maturità, si farà chiamare filosofo prima ancora che matematico primario del Granduca di Toscana.
E per vendetta di questa, come dire, unveiling, di questo svelamento del volto copernicano molto pericolosa, lo sappiamo anche col senno del poi, Galileo si vendicherà non mandando a Keplero mai un cannocchiale. La prima volta che Keplero potrà osservare un corpo celeste con un cannocchiale dovrà chiederlo a prestito all'elettore di Colonia, un cardinale molto autorevole, al quale Galileo l'aveva mandato. In generale Galileo manda a principi, a uomini di Stato, a re e regine, ma non manda mai ai colleghi i cannocchiali. E quando manda questi cannocchiali a questi potenti, manda dei cannocchiali di scarsa qualità, per essere sicuro, che non gli rubano il pane, che non gli tolgono il primato nelle scoperte. La reazione non è solo quella ecclesiastica o della filosofia aristotelica, la reazione contraria viene anche sul piano politico. Vi leggo semplicemente un breve testo che uno degli ambasciatori di Spagna nella sede imperiale di Praga, di Rodolfo II, scrive direttamente al Granduca di Toscana e dice: gli spagnoli stimano per ragion di Stato essere necessario che il libro di vostra signoria Siderius Nuncius si debba sopprimere come pernicioso per la religione e per la politica. Quindi il cannocchiale diventa subito un oggetto che interferisce con gli equilibri delle credenze religiose, gli equilibri della ragion di Stato, come veniva qui definita. E poi appunto ho già detto degli astrologi, e d'altra parte il cannocchiale non suscita solo l'interesse e la curiosità dei potenti, diventa immediatamente un oggetto che scatena interesse, curiosità, fantasia a 360 gradi. Già pochi mesi dopo la pubblicazione del Siderius Nuncius, un importante artista tedesco, si chiamava Elsheimer, raffigura in un paesaggio che si chiama Fuga in Egitto una luna che è esattamente quella maculata, irregolare, che si trova nel Siderius Nuncius. Siamo quasi in diretta, immediatamente il mondo artistico recepisce il cambiamento. 1611, pochi mesi dopo, un allievo di Galileo, Giovan Battista Cigoli, un artista di grande reputazione, disegna la scena classica dell'Immacolata, dell'Ascensione della Vergine in Cielo, l'Immacolata Concezione, e come da tradizione sale su uno spicchio di luna la Madonna e vedete che questa luna è una luna di nuovo molto diversa da quelle delle raffigurazioni tradizionali, è una luna galileiana, è una luna gemella della Terra. E lo stesso avviene per il cannocchiale. Peter Bruegel il Vecchio, nell'Allegoria della Vista 1616-17, raffigura questo gabinetto di curiosità con il cannocchiale ben in evidenza nelle mani di un angiolino. Quindi la diffusione è religione, politica, immaginazione, mercati, potenti, artisti e anche letterati, moralisti e letterati. Per esempio Sagredo, uno dei grandi amici di Galileo Veneziano e interlocutore, uno degli interlocutori dei dialoghi galileiani della maturità, scherzosamente gli scrive, scrive a Galileo, l'occhiale che davvero servirebbe, occhiale sta per cannocchiale naturalmente, che davvero servirebbe è quello, cito, per distinguere i pazzi dai savi, il buono dal cattivo consiglio. Questo è il cannocchiale che davvero ci manca. E poi Traiano Boccalini, un altro molto famoso a quel tempo autore di scritture polemiche, addirittura inventa nella sua fantasia un occhiale politico, lo chiama così, un cannocchiale politico, che ingrandendole svela le perfide azioni che si coltivano nelle menti dei potenti. E insieme nella letteratura, nella ricezione di questo trauma straordinario che è le scoperte celeste prodotte dal cannocchiale, anche fuori d'Italia si cominciano ad avere reazioni scomposte o molto preoccupate. Un celebre poeta inglese, che era anche un vescovo anglicano, molto importante, John Donne, nel 1611 scrive un'opera che si chiama L'anatomia del mondo, nel quale prende con sgomento, con angoscia nozione della scoperta di questi nuovi pianeti grazie al cannocchiale e ne vede sciagure infinite in prospettiva. Ecco il suo testo: la nuova filosofia, cioè l'astronomia
la visione del cielo che è scaturita dal Sidereus Nuncius richiama tutto in dubbio, cioè mette a suo quadro il sapere tramandato. Tutto va in pezzi, ogni coerenza è scomparsa, ogni giusta provvidenza, ogni relazione, principe, suddito, padre, figlio, sono cose dimenticate, quasi che il cielo subisse terremoti, pace e guerra. Cielo non è più lo stesso di prima, i rapporti di potere non sono più gli stessi che sono stati tramandati. Peraltro John Donne è l'autore di un'opera deliziosa che si chiama Ignatius is Conclave, il conclave di Ignazio. Ignazio è Ignazio di Loyola, cioè il fondatore dell'ordine dei Gesuiti, della Compagnia di Gesù, e raffigura Ignazio che bussa alla porta dell'inferno, Sant'Ignazio, perché ha saputo che Lucifero dà ospitalità a tutti coloro che si sono adoperati per rovesciare le tradizioni di sapere, le tradizioni politiche e quant'altro. E chi sono quelli che hanno ottenuto l'ingresso nell'inferno? Sono Copernico, Galileo naturalmente già nel 1611, Machiavelli con la ragion di Stato e tutto il resto, Maometto e Bonifacio VIII. Questi sono i nomi che cita come ospiti onorari degli inferi. E anche Ignazio, nella satira di John Donne, che è un anglicano, quindi ce l'ha con la Chiesa di Roma naturalmente, e a un certo punto bussa alla porta e chiede di essere ammesso anche lui, perché di misfatti ne ha fatti quanto se ne vuole, quindi ha titolo per essere ammesso all'inferno. E racconta tutti i misfatti che ha fatto lui e i pontefici e per avere accesso. Ma lo considera Lucifero, lo interroga e scopre la sua infinita ignoranza. Dice Donne che scopre che per lui Zenit, Nadir e Almagesto sono nomi di santi e quindi scandalizzato lo respinge e lo manda a fondare un nuovo ordine sulla luna scoperta da Galileo. Questi sono semplici, ma credo non equivoci, modi di spiegare come il Sidereus Nuncius, quell'oggetto piccolissimo di sole poche pagine, modesto nell'apparenza, pubblicato il 13 marzo del 1610, è una bomba enorme che sconvolge l'intera concezione dell'uomo, del suo posto nella natura, della struttura dell'universo e dei fini dell'universo. È proprio questo che avviene, già lo abbiamo sentito in John Donne. Donne lo dice in termini critici, lo denuncia come una minaccia gravissima alla sovversione che provoca le novità celesti nel cielo, e molto più avanti cominceremo a trovare autori che invece lo prendono positivamente, considerano la rivoluzione introdotta dallo spostamento del genere umano dalla centralità dell'universo in una anonima periferia come un fatto del quale bisogna prendere atto e dal quale trarre una lezione. Io vi leggo un testo, a mio modo di vedere bellissimo, un pezzo della nostra grande letteratura dell'Ottocento di Giacomo Leopardi, in una delle sue operette morali, che sono certamente la migliore opera in prosa di tutto il nostro Ottocento, almeno a mio avviso. Uno di queste operette morali si chiama Il dialogo tra il Sole e Copernico. È una sfottò molto evidente dell'illusione che il genere umano ha di essere una creatura privilegiata nel piano della creazione. Leggiamolo insieme perché vale la pena. È il Sole che parla rivolgendosi a Copernico. La Terra, insino a oggi, ha tenuto la prima sede del mondo, che è a dire il mezzo, e stando ella immobile, tutti gli altri globi dell'universo le sono iti rotolandosi di sopra e di sotto e ai lati, continuamente, ma con una furia da sbalordirsi a pensarla. Questa è la raffigurazione dell'universo Ptolemaico. E così, dimostrando tutte le cose di essere occupate in servizio suo, cioè della Terra, pareva che l'universo fosse a somiglianza di una corte nella quale la Terra sedesse come in un trono e gli altri globi d'intorno, in modo di cortigiani, di guardie, di servitori, che vi dirò poi degli uomini. Ciascheduno di noi, sebbene fosse un vestito di cenci e che non avesse un cantuccio di panduro da rodere, si è tenuto per certo di essere uno imperatore dell'universo e causa finale delle stelle, dei pianeti, tutte le cose.
Ma ora, se noi vogliamo che la terra si parta da quel luogo di mezzo, se facciamo che ella corra, che ella si voltoli, che ella si affanni di continuo, questo porterà seco che sua maestà terrestre e le loro maestà umane dovranno sgomberare il trono, restandosene però tuttavia con i loro cenci e con le loro miserie, che non sono poche. Tutto il dialogo ha origine da questa invenzione letteraria straordinaria: il sole chiama Copernico e gli dice, datti una regolata, io sono stufo di girare intorno alla terra, lo faccio da secoli, adesso basta, sono stanco, voglio stare al centro, e fai muovere un po' la terra e i suoi abitanti. E quando il sole risponde a questo argomento, dice, cosa vuoi dire Copernico con questo tuo discorso? Voglio dire, risponde Copernico al sole, che il fatto nostro, il fatto degli uomini, non sarà così semplicemente materiale, e che gli effetti suoi non apparterranno alla fisica solamente, non è una rivoluzione solo della fisica, e che gli effetti suoi, perché esso, questo rivolgimento, sconvolgerà i gradi della dignità delle cose, scambierà i fini delle creature e farà un grandissimo rivolgimento anche nella metafisica, e gli uomini si troveranno a essere tutt'altra roba di quello che sono stati fin qui o che si hanno immaginato di essere. Questo è un testo a mio modo esemplare, ma ce ne sono molti anche altrettanto efficaci, che vedono, prendono atto che le scoperte celesti hanno alterato qualcosa di strutturale nella visione del rapporto tra uomo, natura e universo. Quindi è chiaro, e lo si capisce bene da questi testi, che la rivoluzione non è stata una rivoluzione squisitamente tecnico-astronomica, è stato un rivolgimento profondo a livello di civiltà generale. Una profonda revisione dei valori e delle conoscenze tramandate, dal quale scaturirà un rilievo del tutto inedito che viene conferito alla scienza e alla tecnologia da parte dei poteri, trasmessi dai poteri politici. Naturalmente torno al tema dei potenti, che è al centro di questo ciclo, di questo bellissimo ciclo organizzato dagli editori La Terza. Ai potenti non solo dovevano inorgoglirsi dal fatto che avevano il nome proiettato in cielo come i medici con i pianeti medicei, ma anche le opportunità che queste nuove scoperte, quelle che Galileo, non solo il cannocchiale, veniva confezionando. Sul piano militare, opportunità straordinarie, perché Galileo non solo ti fa vedere prima che loro ti vedano l'avvicinarsi della flotta o delle truppe nemiche, ma anche mette a punto la corretta teoria del movimento col quale si muovono, la traiettoria, la chiameremmo noi oggi, con la quale una palla di cannone sparata tocca terra dopo una certa distanza. Inventa, cioè scopre, dimostra geometricamente che la traiettoria di un proiettile sparato da un cannone, da un fucile o anche da un arco, segue una parabola, descrive una parabola, un vantaggio non piccolo per poter calcolare l'alzo del tiro delle armi in funzione della distanza che vogliamo che raggiunga. E infine, all'inizio dell'ultima sua opera, i discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, Galileo dimostra come nel più grande cantiere italiano di quegli anni, l'Arsenale di Venezia, che come tutti voi sapete era un grande cantiere navale, questi proti, che sono rinomati internazionalmente per la loro capacità di confezionare delle galee veloci, leggere e molto mobili, e quindi competitive nella guerra e nei commerci, non sapevano in realtà come agire, cioè agivano per esperienza. Se dovevano fare una galea doppia di una fatta in precedenza, raddoppiavano la sezione dei pezzi componenti, e in questo modo in realtà diventava la galea più fragile. E Galileo dimostra, non sto a darvi passaggi che sono un po' complicati, dimostra che c'è una regola precisa che ti dice in che modo la sezione di un'imbarcazione di lunghezza doppia deve crescere, in che misura, che non è il raddoppio, ma è molto superiore al raddoppio, è vicina al cubo. E quindi
una indicazione fondamentale per usi pratici prima di tutto, perché risparmia un sacco di materiale, per timore che non reggessero esageravano nelle sezioni dei materiali, in secondo luogo rendevano fragili, se non usavano quella regola di eccesso, le imbarcazioni stesse. Ma forse l'oggetto che più degli altri ha creato, oltre al cannocchiale del quale già si è detto, una percezione diffusa nel mondo dei potenti del valore della scienza, del valore economico, strategico, politico della scienza, è la soluzione, il metodo che Galileo, usando i periodi dei satelliti di Giove, escogita per poter stabilire il punto di longitudine in mare aperto. Perché era così importante? Non si sapeva farlo, detto in maniera molto semplice. Si sapeva calcolare la latitudine, bastava su un punto stabile come una superficie della Terra, usando quegli strumenti che vedete qui raffigurati, usando le tavole dei moti della Luna che attraversa velocemente, il più veloce attraversamento del cielo che noi possiamo osservare, si poteva misurare le distanze angolari delle stelle sul fondo, che si chiamavano fisse perché non si percepisce che si muovano, e la Luna che si avvicinava. In questo modo si poteva facilmente stabilire la longitudine, la latitudine. Il mare era un po' più complicato perché le imbarcazioni basculano, c'è il peccheggio e il rollio, e quindi inquadrare due corpi con quello strumento non era così semplice. Noi oggi in un popolo di marinai o di uomini che vivono in vicinanza diretta con le imbarcazioni, abbiamo molto semplificato quelle cose, ce lo dice il GPS o altri sistemi satellitari, e non abbiamo quel problema. Ma il dramma non era la latitudine, che in qualche modo si riusciva a gestire, era la longitudine. La longitudine, voi sapete bene, che è semplicemente, si misura partendo da un meridiano di riferimento, oggi usiamo Greenwich, no? Che si chiama meridiano zero, e se riusciamo a sapere a quanti gradi di distanza ci troviamo in un determinato momento dal meridiano zero, noi con pochissimi conti sappiamo qual è l'ora locale del luogo dove ci troviamo, e quindi facciamo il punto di longitudine. Non si poteva fare allora, nessun strumento consentiva di farlo, perché in sostanza fare il punto di longitudine significa sapere con esattezza che ora fa dove mi trovo e che ora fa nel punto cosiddetto meridiano zero dal quale sono partito. La differenza oraria la traduco in differenza di gradi e calcolo in maniera molto semplice la longitudine. Non si sapeva fare perché gli orologi di precisione non esistevano, quindi no. E d'altra parte l'osservazione celeste fatta con le distanze lunari non funzionava perché, come ho detto prima, le navi difficilmente sono in una, come dire, calma assoluta di mare, e quindi sul ponte si è del tutto fermi e stabili. Non bastava, e le conseguenze erano drammatiche. Qui siamo nei decenni nel quale galeoni spagnoli, portoghesi, olandesi, francesi e inglesi attraversano con grande frequenza l'Oceano Atlantico, si trovano per settimane senza punti di riferimento diretti a terra, cosa diversa da navigare nel Mediterraneo o nell'Adriatico, e quindi bastava una tempesta, bastava avere il cielo coperto per 2 o 3 giorni che si era completamente fuori di ogni possibilità di orientamento. Le conseguenze drammatiche, navi fantasma che cominciavano a girovagare per l'oceano senza sapere verso dove andavano e dove si trovavano, equipaggi che esaurivano le risorse d'acqua e di cibo, navi fantasmi che finivano per essere o ritrovate con gli equipaggi morti da tempo a bordo o naufragavano su qualche scoglio del tutto accidentalmente. Chi avesse risolto quel problema di fare il punto di longitudine in mare avrebbe dato un tesoro enorme e un vantaggio competitivo enorme, e quindi Galileo immagina subito che quell'orologio che non c'era, che lo danno i satelliti di Giove, comincia a calcolare quali sono i periodi dei 4, dall'interno, quello successivo e quelli esterni, e riesce a farlo, li osserva, vede che a compiere un giro primo ci mette poco più di un giorno, l'ultimo ne mette quasi 20, e comincia a scrivere sulle tavole quando si nascondono, perché girando intorno a Giove, io vedo Giove, a un certo punto mi transitano davanti,
vedo un'ombra su pietra, mi transitano dietro, sparisco, no? Avete visto quella striscia dei primi disegni che vi ho fatto vedere, se ne vedevano due o tre, perché uno era probabilmente davanti e l'altro era dietro, e quindi lui non lo vede. Fa delle tavole in cui su un luogo che è Firenze, di longitudine nota, stabilisce a che ora quelle eclissi si verificano e poi cosa convie, cosa pensa che si possa fare. Pensa che si porta il cannocchiale a bordo, si portano a bordo le tavole che lui ha confezionato sull'ora di Firenze, si osserva, i fenomeni di occultazione avvengono nello stesso tempo visti da qualunque parte del pianeta. Io osservo a che ora si nasconde quel satellite di Giove, guardo sulle tavole a che ora si nasconde, ho fatto il mezzogiorno al mio punto locale, me lo sono portato dietro con un orologio, vedete, questo è il sistema di Giove, che i quattro satelliti con le loro orbite che compiono ognuna in un determinato periodo, ma se io vado, queste sono le tavole che lui disegna dei satelliti, e qui vedete inventa questo strumento che non è l'orologio come lo intendiamo noi, è un misuratore di intervalli di tempo. Io a mezzogiorno lo faccio partire quando il sole è in verticale, mi porto dietro l'ora sapendo che a ogni oscillazione fa un secondo e quindi calcolo quante ore sono passate, stabilisco l'ora locale, vedo che ora è nel punto di partenza e in questo modo io riesco, vedete in questa immagine come funziona il satellite e il transito, riesco a fare questa operazione. Il meridiano zero, dopo un'ora sono 15 gradi, quindi se ho una differenza di ora sono a 15 gradi di distanza, in due ore sono a 30, in quattro ore sono a 60 gradi e frazioni, sempre in proporzione, frazioni di gradi. In questo modo Galileo pensa di poter risolvere un problema drammatico dei suoi tempi e naturalmente pensa anche di ricavarne grandi benefici, perché la Spagna per prima, Portogallo subito dopo, la Francia successivamente e infine l'Inghilterra avevano messo in bando dei premi favolosi in denaro per chi avesse trovato la soluzione di questo dramma. Il valore economico era enorme di questa soluzione. E quindi Galileo carteggia con il re di Spagna e poi con gli Stati Generali d'Olanda offrendo questa soluzione e cercando di farla adottare in cambio di grandi ricompense e di una sistemazione definitiva ovviamente della sua vita personale e dei suoi familiari. Qui finisce la sua storia triste, perché queste trattative sono interrotte. Galileo, l'ultima che conduce con gli Stati Generali d'Olanda negli anni successivi alla condanna del 1633, ottiene un divieto a incontrare i rappresentanti degli Stati Generali d'Olanda da parte del pontefice, sono stati riformati, non sono stati cattolici, e quindi il divieto a trattare con loro questa soluzione, perde la vista, abbandona, però la sua soluzione, anche se difficile, perché a bordo di una nave inquadrare i satelliti di Giove, lui fa delle cose straordinarie, inventa un bagno cardanico per neutralizzare le oscillazioni, comunque in buona sostanza non ha la possibilità di risolverlo definitivamente, ma indica la strada giusta. Due decenni più tardi un altro italiano, Giovan Domenico Cassini, che lavorava per il re di Francia, capisce il valore di questa soluzione, induce il re di Francia a costruire ex novo un grande osservatorio. Se andate a Parigi è ancora lì, l'Observatoire di Parigi è ancora quello di Gian Domenico Cassini, e da quell'osservatorio comincia a lavorare usando i satelliti di Giove in maniera più avanzata e con strumenti anche di osservazioni più avanzate per disegnare tutti i punti di latitudine sulla carta geografica. Il risultato è la prima carta, questo è l'Osservatoire di Parigi negli anni della sua fondazione, e questa è la prima carta del profilo costiero della parte atlantica della Francia, dove vedete che il tratteggio più marcato rispetto a quello più debole è il nuovo profilo che grazie al metodo di precisa misurazione delle longitudini emerge. Quindi la cartografia subisce un'enorme rivoluzione, al punto che il sovrano,
che è Luigi XIV, il re Sole, il sovrano in questione del quale stiamo parlando, Luigi XIV si arrabbia moltissimo perché, come vedete, gli ha ridotto il dominio, le terre si sono un po' risposte. Quindi il grande valore strategico che viene non è solo il cannocchiale, sono tutta una serie di conseguenze legate al cannocchiale che fanno capire come si apre un'epoca nuova, l'epoca nella quale c'è una grande alleanza tra scienza e potere. Galileo ne è perfettamente consapevole. Vi leggo un testo che scrive appunto al governatorato delle Province Unite di Olanda, in cui nella trattativa scrive: io in questa materia, cioè nell'affare delle longitudini, ho fatto quanto da Dio benedetto mi è stato concesso di poter fare. Il resto, cioè il rendere operativa questa soluzione, non è impresa da me, che non ho né porti, né isole, né province, né regni, neanche navigli che gli vadano visitando, ma è impresa da gran monarca e dotato d'animo veramente regio. È un patto di alleanza. Il sapere scientifico, la potenza del potere insieme generano una rivoluzione enorme. Ormai lo scienziato è diventato interlocutore diretto e privilegiato dei centri di potere. Emerge chiaro uno dei tratti caratteristici della modernità. Grazie.